Sono Pietro Proietti, presidente del gruppo giovanile Santo Giudico Valmontone Roma. Questo gruppo nasce per l'esigenza di tanti giovani che 28 anni fa, e così che per gioco insieme ad altre persone abbiamo iniziato a costituire questo gruppo. Ma man mano che il gruppo cresceva c'erano anche tanti progetti e tante esigenze comunque, tra queste c'era anche la mia passione che già avevo coltivato qualche anno prima, quella del presepe. Nel 1989 feci il mio primo presepe qui a casa, poi lo iniziai a fare giù nella nostra chiesa qui piccolina dedicata a Sant'Antonio da Padova, ma man mano che poi l'associazione, come ho detto, cresceva e abbiamo avuto una nuova sede qui dove mi trovo adesso, qui a casa mia, e abbiamo deciso poi di farlo qui davanti al nostro piazzale dedicato proprio a San Pio da Pietrelcina. Siamo arrivati alla 31ª edizione del nostro presepe artistico in movimento, dedicato quest'anno alla Beata Madre Speranza. Infatti il presepe di quest'anno, come tutti gli altri presepi, hanno un titolo, quest'anno si intitola La Nostra Speranza, e ne abbiamo bisogno tanta di speranza, visto e considerato poi il tempo che stiamo comunque attraversando, questa pandemia. Ma tutto ciò non ci ha fermato ugualmente, né a me né al mio collaboratore, nonché al componente del gruppo giovanile. La realizzazione del presepe quest'anno è stata abbastanza faticosa, dura, per via del Covid, le restrizioni, abbiamo dovuto rispettare i distanziamenti, determinate cose non si potevano fare, ci siamo alternati perché soltanto due persone potevano lavorare alla realizzazione, appunto, se no altrimenti eravamo un pochino di più, e abbiamo fatto una cosa un pochino ristretta, diciamo, mettendo le cose un pochino più essenziali, la natività e alcuni personaggi in movimento e delle altre piccole cose, insomma. La realizzazione del presepe è stata fatta con polistirolo lavorato, gesso, cemento e caffè, per dare quel tocco finale di antichizzato, diciamo, far vedere i mattoncini, e muschio, paglia e niente. Poi è stato montato tutto quanto, sempre ovviamente rispettando, come dicevo prima, le dovute distanze. Purtroppo è stato realizzato in poco tempo. Mediamente la realizzazione del presepe in tempi normali noi ci mettiamo 5-6 mesi. Calcoliamo che noi al momento che smontiamo il presepe dell'anno precedente già partiamo con lo sviluppo e la realizzazione di quello successivo. Quest'anno l'abbiamo realizzato in un paio di mesi. E quest'anno, grazie al lockdown, tra virgolette, abbiamo preparato un altro tipo di presepe, che vedrete il prossimo anno, visto e considerato che quest'anno comunque non abbiamo potuto allestirlo per il fatto proprio del distanziamento. Abbiamo fatto questo con abbastanza ridotto, diciamo la metà degli altri anni,
Cosicché però non abbiamo perso né la tradizione, né la nostra fede, né la nostra speranza, che auguro a tutti comunque di non perdere mai, specialmente in questo periodo. Ma la cosa che vi invito anche a vedere è quello di Pasqua. Abbiamo proposto di fare il presepe di Pasqua, tutto il percorso della vita di Gesù, dal battesimo fino alla resurrezione. Ecco, sappiamo che il 24, 25, 26 e 27 è zona rossa, per cui non potrete venire a visitare il nostro presepe, ma vi invitiamo invece nella zona arancione, che è il 28, 29, 30, il 4 di gennaio. Non solo, abbiamo deciso di prolungare l'apertura, invece di chiuderlo il 6 gennaio come sempre, sarà ancora aperto fino al 13 di gennaio, per cui potrete venire tutti i giorni, dalla mattina dalle 10 fino alla sera alle 19.30. Potete entrare due alla volta, ci sarà un percorso a senso unico, igienizzandosi le mani, entrando come ho detto due alla volta o quattro persone a nucleo familiare. La nostra associazione non è soltanto che è nata per il presepe, ma si occupa anche delle problematiche della zona, con la nostra tavola della misericordia e tante altre comunque attività. E in modo particolare volevo ringraziare anche tutti i miei collaboratori facendo parte di questa associazione Gruppo Giovanile. Sono Paolo Germani, Katia Mattozzi, Andrea Scaccia, Fabio Tofani, Roberto Migliori, Stefania Angelini, Domenico Migliori, Francesco Cogulo, Angela Draghi, Tullio Selci, Manolo Bucci, Stefano Cece, Rachele Cogulo e Cristina Ceracchi. A nome mio e di tutti i miei collaboratori vi auguriamo serene feste.